Per capire come funziona il checksum, vediamo dapprima un caso in base 10. Supponiamo di dover trasmettere 3, 13, 33 e 67 e di questi numeri facciamo la somma. Poi scegliamo un divisore, nel nostro caso 5, e di questo calcoliamo il resto. Questo resto viene spedito insieme ai dati ed è il nostro checksum. Il ricevente applicherà lo stesso meccanismo, per cui farà di nuovo la somma di questi numeri, applicherà lo stesso divisore e controllerà che il checksum sia lo stesso di quello spedito. Vediamo cosa succede invece se durante la trasmissione un dato viene alterato. In questo caso la somma risulta diversa, applichiamo lo stesso divisore e questa volta la somma di controllo, cioè il checksum, risulta diversa da quella che è stata spedita insieme ai dati. In questo caso sappiamo che si è verificato un errore. Quando passiamo al mondo binario, le cose stranamente sono più semplici. Infatti, il checksum non è altro che una parità verticale, come l'abbiamo calcolata nel caso precedente, e quindi estremamente facile per il calcolatore, non si tratta altro che di un'operazione di XOR. Anche qui possiamo valutare la bontà dell'algoritmo, che risulta decisamente meglio del precedente, perché posso modificare un bit e viene rilevato, posso modificare un altro bit e viene rilevato, posso modificare un altro bit e viene ancora rilevato, posso modificare un altro bit e a questo punto sbagliamo. Quindi questo meccanismo, nella sua forma più semplice, è comunque in grado di rilevare fino a 3 errori. Anche questo non è sufficiente e quindi troveremo un meccanismo più raffinato per scoprire ancora più errori.